io abitavo, cioè un albergo proprio di fronte alla chiesa, di conseguenza queste campane suonavano in continuazione. Allora sentirle qui mi sono sentita rinascere. Speriamo che suonino ancora per parecchio. Muccia da 3 anni non sentiva più suonare le campane, un borgo che ha visto il suo destino cambiare in quel 26 di ottobre 2016, quando la scossa di magnitudo 5.9 ha lesionato il bellissimo borgo dell'Appennino maceratese. Un'inaugurazione della nuova chiesa di San Biagio nell'area SAE Pian di Giove, che ha dato il via ad una giornata di festa e che ha coinvolto tutta la comunità. Un taglio del nastro particolarmente sentito dalla popolazione, un momento di speranza per una comunità che ha ritrovato un luogo di aggregazione e socialità. La chiesa, costruita grazie al contributo del Consorzio Nazionale Servizi e delle proprie associate, ha consegnato un luogo di culto agli abitanti di Muccia, che fino a ieri svolgevano tutte le funzioni religiose in un container destinato alla mensa per gli sfollati. Era auspicato, ecco, aspettavano un luogo di aggregazione che potesse dare un piccolo segnale verso la normalità. È molto bella la battuta delle campane che tornano a suonare, siamo contentissimi. La cerimonia di consacrazione officiata dal Monsignor Francesco Massara, arcivescovo di Camerino, alla presenza del commissario straordinario di governo alla ricostruzione per le zone del terremoto Piero Farabollini, ha riconsegnato un piccolo frammento di comunità alla popolazione. Le cose da fare in questa zona rimangono tante e dopo l'aiuto dei privati adesso ci si aspetta un intervento per la ricostruzione vera e propria, che a breve dovrà partire sulle strutture più lesionate. Qualche anno ancora forse, che noi abbiamo realizzato la scuola con una donazione della Fondazione Bocelli. Qui le CNS e poi la ricostruzione non vedo che va molto con tanta velocità, anzi con molta lentezza.